Radio Radicale, ci occupiamo di femminismo, lo facciamo per parlare di un saggio che è in uscita in questi giorni dal titolo La deriva del femminismo, dalle suffragette al movimento MeToo, scritto da Maria Elena Capitanio, che è una giornalista della Verità, collabora con numerosi periodici e ha pubblicato questo libro con Istorica. Allora, il tema è molto importante perché noi in questi anni ci siamo cimentati su questo argomento e soprattutto con la vicenda che ha riguardato il MeToo, cioè questa, la difesa del rispetto delle donne nei luoghi di lavoro e nella società. Questo movimento ha costituito una deriva e soprattutto il femminismo ha avuto sempre una valenza positiva. Questo è uno degli interrogativi che pone questo libro, che attraverso il suo titolo ci lascia insomma intravedere delle critiche al femminismo. Allora, secondo lei, come autrice di questo libro, ha voluto fare un piccolo saggio contro il femminismo? Non direi contro il femminismo, perché comunque faccio anche una ricostruzione storica di tutti i meriti del femminismo, però faccio una critica anche forte, un po' a gamba tesa, sul neofemminismo radicale, almeno io lo definisco così, perché credo che anche lo stesso movimento MeToo, che era nato come protesta contro molestie e violenze nei confronti di alcune donne, principalmente del mondo dello spettacolo, poi è diventato però una sorta di nuovo femminismo che ha preso dei toni molto aggressivi, in cui si è voluta celebrare la supremazia della donna, insomma si è auspicata la vittoria della donna con la sconfitta dell'uomo. Quindi in questo scontro io vedo un danno soprattutto per l'emancipazione delle donne. Quindi lei ritiene che in qualche modo il neofemminismo, possiamo utilizzare questo termine, neofemminismo radicale. Ecco, il neofemminismo radicale si sia posto sullo stesso piano del maschilismo più retrogrado? In qualche modo sì, perché ad esempio quando si osa fare una critica ad alcuni movimenti femminili, ad alcuni movimenti femministi, non so, è successo in Svizzera che sono stati da alcune femministe che erano state criticate ed erano state additate come isteriche, c'è stata la reazione di queste femministe che sono andate in piazza, questo è successo a Losanna, bruciando i giornali in cui era apparso un editoriale appunto contro. Credo che ci voglia invece un nuovo approccio alla ricerca dell'emancipazione femminile, perché ovviamente è ancora in corso, un nuovo approccio che sia dialogico sia all'interno del genere femminile che con l'uomo, che è una cosa che poi io nel libro ho cercato di applicare, perché ho dialogato sia con una donna di una generazione diversa dalla mia, una nota autrice che ha più o meno l'età di mia madre, e con un trentenne, un mio coetaneo, abbiamo parlato proprio di questi temi. Ad esempio io ho trovato questo mio coetaneo spaventato di fronte anche solo alla domanda: che cosa ne pensi del MeToo? Quindi io credo che ci sia stata in questo una deriva. È ovvio che condanno qualsiasi tipo di violenza e molestia, questo è scontato. Certo. Secondo lei il MeToo è stato caratterizzato in parte anche da una certa caccia alle streghe? Direi che è quello l'atteggiamento a cui siamo arrivati. Io ritengo che invece tutti i vulnus che ci sono nel percorso di emancipazione femminile, insomma del completamento di questo percorso, vadano visti in altre cose. Ad esempio, per le donne è molto importante la libertà economico-finanziaria, cosa che non è ancora completamente compiuta e realizzata. Quindi nel libro parlo del pay gap, che è ancora un problema fortemente rilevante. Il gap sarebbe lo stipendio dell'uomo rispetto a quello della donna, il gap che esiste tra i due stipendi. A parità di ruolo lavorativo la donna arriva a percepire fino al 30% in meno, quindi io credo che su questo la politica debba sensibilizzarsi, ma poi ci deve essere anche un forte cambio di cultura, che credo che debba partire dalle scuole, perché ovviamente tutti questi vulnus partono da una carenza culturale. Dall'altra parte io nel libro parlo anche del congedo di paternità obbligatorio, perché per rinforzare il ruolo della donna nel lavoro è importante che venga rinforzato il ruolo dei maschi, degli uomini nella famiglia. Quindi perché è obbligatorio? Perché l'uomo di solito si vergogna a prendere il congedo di paternità, rendendolo obbligatorio si toglie l'uomo da questo impaccio, perché è obbligato a prenderselo quindi non verrà visto dall'azienda come una persona poco competitiva o poco
maschile, poco virile, perché invece ci sono di questi problemi, l'uomo si vergogna a prendersi il congedo di paternità. Quindi credo che smussando questi due aspetti, lavorando su questi aspetti, si faccia del bene alle donne, quindi all'intera società, e non si metta in guerra l'uomo contro la donna e viceversa, perché credo che questo non porti a soluzioni. Senta, lei fa all'inizio del libro una descrizione storica del femminismo, come si è sviluppato in Italia e anche nel mondo. Lei trova che ci sia stata una fase storica in cui c'è stata una connotazione positiva del femminismo e che questo abbia rappresentato sinceramente un reale progresso? Sì, io credo che fino agli anni 70, diciamo fino al 68, si possa raccontare positivamente. Io credo che, cioè, dal 1700 in avanti, fino ad arrivare al 68 in Italia, si possa raccontare con una connotazione molto positiva il femminismo, che ci ha portato ai diritti acquisiti, grazie ai quali anche io sono qui oggi e faccio la giornalista e ho potuto pubblicare un libro. Quindi io sono grata a quelle donne che hanno combattuto per la situazione in cui sono io oggi positiva, però che poi da lì si sia cominciato il femminismo abbia cominciato ad avere dei toni molto aggressivi, che sia diventato appunto un conflitto che elegge l'uomo a oppressore assoluto della donna, credendo io poi anche tantissimo nella famiglia, nel concetto di famiglia come nucleo fondamentale della società, credo che non faccia bene, non abbia fatto bene. Senta, il berlusconismo che tipo di cambiamento ha dato al ruolo della donna? Noi abbiamo visto, diciamo, legate a Berlusconi figure di donne, stereotipi di donne che sono stati, diciamo, in qualche modo maltrattati. Allora, lei che tipo di giudizio, diciamo, saggistico dà di questa recente storia italiana? Beh, diciamo che soppeso il fenomeno, quindi parlo di vallette, ma arrivo fino a quello che io definisco il gettismo, quindi una certa cultura dell'immagine in Italia, quindi la preeminenza della televisione, anche della presenza della televisione nella politica, quindi di questa forte commistione, ha portato a far desiderare a tantissime donne, a tantissime ragazze, di lavorare nel mondo dello spettacolo. Quindi questo è diventato quasi una sostituzione a un percorso di studi, una sostituzione allo sforzo per arrivare a una vita professionale di un certo tipo. Quindi credo che da questo punto di vista possiamo dargli una connotazione negativa, però poi dopo non voglio dire, cioè, insomma, cose solo negative, però intendo dire che è stato un fenomeno e ci ha portato anche a dei risvolti negativi di oggi, perché ancora oggi rimane c'è ancora il mito della valletta, il mito della donna che lavora in televisione. Quindi credo che questo non abbia aiutato il percorso di emancipazione femminile. Senta, lei ritiene che oggi il clima di violenza nei confronti delle donne sia superiore rispetto al passato o viene, diciamo, alimentato dai media? Noi abbiamo visto anche nel palazzo qua dietro uscire delle leggi sul femminicidio, sui reati di genere. Questo che cosa ha significato secondo lei? Un passo avanti o un passo indietro del diritto? Ma allora, sia un passo avanti che un passo indietro, nel senso un passo avanti perché grazie anche ai social network, le donne che magari prima non avevano voce, erano le ultime, adesso in qualche modo hanno una finestra sul mondo, quindi secondo me i social network fanno vedere di più i casi che esistevano anche prima. Dall'altra parte però secondo me c'è un peggioramento, cioè le violenze aumentano, non sono solo le statistiche a dirlo, aumentano perché appunto quando si fa una guerra tra uomo e donna, e adesso c'è tanto, tutto peggiora. Io ho parlato anche con uno psichiatra e psicanalista freudiano per scrivere questo saggio, lui mi ha raccontato proprio che se la donna si trincera dietro una posizione molto chiusa e molto aggressiva verso l'uomo, siccome l'uomo ancora culturalmente non ha fatto i conti con la sua parte femminile che esiste di sensibilità, si chiude anche lui, e quindi c'è uno scontro che potrebbe diventare perenne, che potrebbe portare a distorcere totalmente i rapporti tra uomo e donna, creando un conflitto che non avrà mai fine. Quindi la mia non è una critica ovviamente tout court al femminismo, ma è una proposta dialogica per proseguire nel cammino di emancipazione che è evidentemente ancora lungo. Sì. Pensa di aver scritto un libro controcorrente oppure un libro allineato in qualche modo a come sta cambiando la società italiana? Credo che sia controcorrente nello stile,
però sostanzialmente si incammina con lo stesso passo della società, quindi la società sta cambiando, il libro ha quel passo, semplicemente non utilizzo il linguaggio del politicamente corretto, ecco, quello non lo utilizzo, ma la mia è una strategia per aprire il dibattito, tant'è che adesso che ho appena presentato il libro si è creato un dibattito anche interforze politiche, proprio perché il mio intento credo che fino adesso sia stato raggiunto. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, naturalmente invito tutti a leggere La deriva del femminismo, dalle suffragette al movimento MeToo, edito da Historia, scritto da Maria Elena Capitanio, che lo ricordiamo si avvale della prefazione di Francesco Borgonovo. La ringrazio molto della sua disponibilità e per aver scelto Radio Radicale per parlare del suo libro. Grazie, grazie a lei. Grazie a voi.